siamo quasi in dirittura d'arrivo, anche per quando, se non col programma fino alle 12, ma per quanto riguarda lo spazio che abbiamo voluto dedicare ad Antonio Ferrero, perché sta raccontando un sacco di cose interessanti, ma non ha finito, perché so ce n'è una bellissima che partirà tra non molto con l'arrivo della bella stagione. Sì, infatti un altro mio sogno, un sogno nel cassetto che ho realizzato, il teatro vacanza. Che cos'è il teatro vacanza? Abbiamo trovato una location interessante in Toscana, quindi in una parte centrale d'Italia, raggiungibile da tutti, un'area archeologica etrusca, quindi anche da un punto di vista storico, insomma, c'è dello spessore da poter vedere. Niente, abbiamo trovato questo agriturismo fantastico dove si coltiva la lavanda, dove si lavorano il miele, e si può fare teatro 8 ore al giorno full immersio, ma con le escursioni, come un vero e proprio villaggio turistico. Andremo a vedere le terme, andremo a vedere la spiaggia di Baratti, insomma, a 20 minuti di macchina da questo agriturismo ci sarà la possibilità di vedere le bellezze della Toscana e in più fare teatro. Una meraviglia. E lì si mangia anche bene. Tutte cose genuine. Ecco, però così togli a questi ragazzi la possibilità, vabbè, è vero che è una vacanza, però togli la possibilità a questi ragazzi del teatro, della struttura di cui parlavamo prima, nel senso, come non avranno i 50 centimetri? Non avranno quei 50 centimetri d'altezza, però avranno uno spazio intorno a sé verde e quindi la possibilità di fare anche delle cose all'aperto. Diciamo che si sperimenterà, si faranno delle cose un po' diverse, così come la scrittura creativa, ecco, cosa che da me in questo momento non stiamo facendo, invece in quel posto lì, lavorando e vivendo determinate esperienze, potremo fare la scrittura creativa. Ecco, una cosa che ci tengo a dire, lo spettacolo finale di questi allievi a fine settimana, l'incasso di chi verrà a vederlo, quindi ci sarà una promozione a livello territoriale, l'incasso andrà devoluto dei bambini dell'Africa. Sì, quindi ci questo sarà, per quanto riguarda sempre la cosa estiva. Esatto, quindi gli allievi avranno la possibilità di scrivere i loro pezzi da presentare poi a fine della settimana, e il pubblico che pagherà l'ingresso a questo agriturismo per vedere lo spettacolo, ecco, questo incasso andrà devoluto a fine benefico. Quindi, ecco, se qualcuno volesse partecipare a questo teatro estivo, cosa deve fare? Allora, intanto le date sono dal 6 luglio, si inizierà il 6 luglio la prima settimana, la seconda settimana. Può visitare il sito www.areateatrale.com oppure il nostro sito su Facebook, la nostra pagina, su Facebook, il nostro profilo. O se no, altrimenti, posso dare il mio numero di telefono? Vabbè, se vanno sulla pagina Facebook. Vanno sulla pagina Facebook, certo, i contatti ci sono, giusto? Sì, sì, ci saranno anche sul sito. C'è tutto, fra poco spiegheremo tutto, certo. Quindi, chi ha la volontà, la passione o semplicemente curiosità, certo, curiosità, può avvicinarsi a questo mondo che è il mondo del teatro, grazie ad Area Teatrale, grazie ad Antonio Ferrero, che vi aspetta non soltanto nel suo, diciamo così, laboratorio, quello invernale, che sarebbe Area Teatrale, giusto? Esatto. Ma anche quello estivo, in Toscana, in mezzo al verde, dove si mangia bene, dove c'è la possibilità di imparare a fare teatro e dove c'è la possibilità, oltre a lavorare, cioè fare teatro, vivere la vacanza, giusto? Perfetto, è proprio questo lo spirito, esatto. D'accordo. Io Antonio ti ringrazio e spero di esserti stato utile in questa tua missione. Certo, ti ringrazio per l'ospitalità, ringrazio Radio Reporter, ringrazio gli amici che sono stati in ascolto fino adesso. Grazie ad Antonio Ferrero, noi continuiamo con la musica, ci sentiamo tra pochissimo. Radio Reporter Torino. Grazie mille.